Siamo alla vigilia di Natale e noi siamo qui sempre a celebrare il Natale con questa che è una realtà che richiama i poveri, la povertà, e che richiama questo bambino che è nato, bambino tra i bambini, povero tra i poveri. Quando Gesù nacque, solo alcuni lo riconobbero. I primi furono proprio i pastori, cioè persone semplici, i poveri del tempo. Ricordiamoci sempre che non solo non c'è Natale senza poveri, ma non c'è nessuna festa senza poveri. Io dico di più, non c'è nessun giorno senza poveri, perché i poveri sono la carne di Cristo. Ma Natale ci attira anche, checché se ne dica, per la sua universalità di significati. Cioè, domani, ma anche oggi, non festeggiano soltanto i cristiani, ma anche chi cristiano non è. E perché? Sentite cosa scriveva un ateo, Bertolt Brecht, un drammaturgo tedesco che è morto nel 1956. Scriveva queste parole, lo ripeto, un ateo. Oggi siamo seduti alla vigilia di Natale, noi gente misera, in una gelida stanzetta, il vento di fuori, il vento entra. Attenzione, vieni buon Signore Gesù da noi, volgi lo sguardo, perché tu ci sei davvero necessario. Lo ripeto, queste sono parole di un ateo, non di un credente. Un ateo che dice, vieni buon Signore Gesù da noi, volgi lo sguardo perché tu ci sei davvero necessario. E allora, cari amici, Natale è appunto saper scoprire questa necessità che ogni uomo, indipendentemente se credente o no, ha di Gesù, perché quel bambino ci richiama la semplicità della vita, ci richiama il senso dell'amore. Quel bambino con Giuseppe e con Maria ci richiamano al senso della famiglia, questa famiglia che oggi è sempre più persa. Questa famiglia che oggi ormai non sappiamo più dove va. Altro che Natale, la parola Natale offende chi cristiano non è. Assolutamente. Anzi, i veri, le persone intellettualmente oneste come Bertolt Brecht, ma tanti di oggi, praticamente non si offendono dinanzi al Natale, dinanzi alla culla di questo bambino, ma ne sanno trarre i valori veri e i valori profondi. Ed è questa è la luce, una delle luci, una delle tante luci che ci proviene dal mistero e dalla notte di Betlemme e che noi dobbiamo saper accogliere oggi in questa vigilia di Natale del 2021. Ci vediamo domani, giorno di Natale, e ci faremo gli auguri. Ciao!